Passando alla terza, parlavamo di banda larga e di Puglia. Intanto, qualche anno fa mi pare c'era un libro di Franco Tatò sulla Puglia che diceva che poteva diventare la California d'Italia. Era perché la Puglia non è la California. Però, sentendo certi progetti di oggi, con dei ragazzi dell'Università di Bari e dell'Università di Lecce, e sentendo i dati sulla banda larga, banda larga in Puglia, mi viene da pensare che ci sono le condizioni per un rinascimento in Puglia. Tra l'altro le cito un passaggio. Io ero nella giuria che doveva selezionare i progetti italiani per l'Expo di Shanghai, e uno dei progetti che abbiamo selezionato, molti di voi lo conosceranno bene, è quello di Fluidotecnica, questa azienda, credo di Bari, di San Severino, che ha trovato una tecnologia che consente di levare il petrolio dal mare davanti alla Louisiana. Sì. E tecnologia che il presidente Vendola e il ministro Frattini si stanno attivando per portare negli Stati Uniti. Una eccellenza vera della regione, direi. Sì, il famoso titolo "Perché la Puglia non è la California" fa già riflettere, perché già ci si pone un problema, come dire, il che significa che una potenzialità veniva riconosciuta già da Tatò. E io non sono molto stupito, per la verità, dell'esito brillante di questo incontro e della qualità dei progetti che ci sono stati presentati. Il tema, che non è della Puglia ma dell'Italia, e che in qualche maniera noi tendiamo a essere sempre una collezione di splendide eccezioni. Noi abbiamo centinaia di migliaia di splendide eccezioni. Questo è per me un problema. Cioè, non il problema è che le eccezioni non sono la non è in contraddizione con quello che dice il professor Visaggio o che dice il presidente Galateri, ed è tutto vero. La questione è che siamo meno bravi a organizzare queste splendide eccezioni e a quindi avere una massa d'urto che poi crei i numeri. Quello è il punto critico fondamentale. Quindi non riusciamo a creare alla fine un ambiente complessivamente, come dire, all'altezza della ricchezza che in qualche maniera esprimiamo. Siamo leonardeschi, il motivo per cui abbiamo il primato mondiale nel campo della meccanica fine è che lì dove c'è l'iniziativa di un piccolo gruppo di lavoro e c'è veramente l'innovazione concepita come tecnologia e creatività, lì andiamo fortissimo. Quando dobbiamo invece, come dire, fare discorsi di volume più grande e dobbiamo organizzare in qualche modo le forze, lì in qualche maniera facciamo decisamente più fatica degli altri e spesso ce la pigliamo con la politica. Però Presidente, facciamo finta che il suo sia un elevator pitch come quello dei ragazzi di prima. Lei ci ha esposto il pain, siamo leonardeschi, non facciamo sistema dell'innovazione. La soluzione? Beh, cominciamo con dire che è importante che siamo leonardeschi, però. Già qualcosa. Perché, francamente, no, perché appunto vediamo la parte piena del bicchiere. La parte mezza vuota del bicchiere la dobbiamo, secondo me, mettere, come dire, a frutto, o riempire quella parte mezza vuota facendo questo semplice ragionamento. Ogni volta che abbiamo di fronte un problema, anche di questi, come quello della banda larga, invece che inventarci, perché questa è una via di fuga, ogni volta una soluzione, una scatola nuova, vediamo di lavorare su quello che c'è e di metterlo, per così dire, insieme. Principio molto elementare, oserei dire principio di gestione casalinga, ma estremamente importante, perché uno dei problemi che abbiamo è anche questo eccesso di creatività invece nel inventarci ogni volta un'agenzia, la sovragenzia, il sotto super coordinamento, quando poi in fondo si tratta di mettersi attorno a un tavolo. Quindi io angustio il presidente Galateri, che dice che io poi lo critico, perché dico ci dobbiamo sedere tutti attorno al tavolo, sì, perché se vogliamo fare della Puglia, la California, della banda larga di nuova generazione, tra parentesi, dobbiamo fare uno sforzo comune senza appunto trovare poi soluzioni apparentemente innovative, ma che di fatto poi, come dire, impacciano i processi. Presidente, mi consente di dirle che io sono un po' allergico ai tavoli, e le racconto perché. Un anno fa c'era la giornata dell'innovazione, Brunetta mi invitò a fare l'hosting di tutta la mattinata. Mm-hmm. Alle 4 del pomeriggio, dalle 10 del mattino, avevano parlato solo di fare tavoli. Io a un certo punto ho preso la parola e ho detto che mi sentivo una riunione di falegnami. A volte bisogna fare qualche tavolo in meno e qualche innovazione in più, se no continuiamo a fare dei tavoli, poi dei tavoli, poi dei tavoli. Siamo perfettamente d'accordo, infatti qui non stiamo parlando di altri tavoli. Sì, sì. Dico, ci sono i soggetti, io ho il piacere di avere Telecom in Confindustria e quindi io chiamo Telecom e gli altri operatori a sederci e interloquire con la regione. Non è un tavolo nuovo, è sempre quello.